Ciao ragazzi, allora oggi ciao. oggi ci troviamo a Cove Bay, che è una baia che si trova poco fuori da Aberdeen. Perché siamo venuti qua? Perché io da quando lavoro, camminando con gli autobus, mi sono accorta di questa zona e ho detto a Vito, perché non andiamo a vedere che cosa c'è, visto che c'è il mare, sembra grazioso. Devo dire che aveva ragione, lei non la conosceva sta zona, ma è magica, proprio oserei dire magica, perché non è molto frequentata e sembra un posto a sé, sperduto nel nulla. Nel nulla, ma invece a pochissime centinaia di metri c'è Aberdeen, che è la città. Sì. È una zona residenziale qua sopra. È molto graziosa perché c'è questa spiaggettina fatta di sassi, non di sabbia. Solo una barca c'è lì. E poi tutta natura. Pietre. È la fine della montagna praticamente. Sì, fa parte del percorso della costa che c'è qua vicino a Aberdeen. Poi devo dire il mare è molto pulito perché vedo che è pieno di meduse. Anche c'è un forte odore di molluschi di mare. E ho visto dei subacquei, probabilmente stavano pescando aragoste perché qua è pieno di crostacei. Sì. Molto molto bella. Cadere. Questa è la spiaggetta. Di là c'è una grotta con un percorso per arrivarci. Però la grotta piccolina. Ciao, vieni qua. Guarda che ho trovato. Per me! Sì! Che bello! Guarda, sulla spiaggetta si trovano anche questi resti di granchi. È pieno. Si vede che se li mangiano o gli uccelli. Infatti da quel lato ci sono dei sub. Sì. Noi proseguiamo. Carbone. Non cado, è inutile che mi riprendi. Lungo il percorso si trovano le pietre decorate. Ci sono pure un paio di panchette dove uno si può sedere, fare picnic. Ci dobbiamo venire qualche volta. Ci portiamo la pasta al forno. E mangiamo qua. Possibilmente con il sole. Allora non ci verremo mai. Non ce n'è mai sole qua in Scozia. Siamo a luglio. E ci sono malappena 10 gradi. Ma
queste qua si chiamano Balmoral Terrace, che prendono il nome dalla dimora di Balmoral, quella della regina. Sono graziose perché se tu dici di avere una casa qua, questa è la vista. Niente male affacciarsi o svegliarsi con questo panorama. Niente male. Belle. E sono a sé queste case, nel senso sono solo questo pezzettino. Sì. Poi c'è la città che è qua sopra. Il villaggio di Cove Bay.